Eccoci qui sul Lago Maggiore con i giochi di Martin Gardner. Tanti giochi, tante cose, tante persone. Beatrice, come va Beatrice? Bene. Bene, bene. Presentati, dimmi quella cosa che mi hai raccontato prima. Quella cosa simpatica, ti ricordi? Sì, ogni tanto a casa con i genitori faccio i rebus. Esatto, e chi è più bravo? La mamma. La mamma più brava di te? Sì. Per il momento? Per il momento? Prima abbiamo risolto un rebus difficile assieme, quello dell'argine. Ti ricordi che abbiamo risolto? Non diciamo la soluzione per non rovinare la sorpresa a casa. E adesso, insieme, risolveremo quello sopra. Questa? Sì. La rivista è l'ultimo numero, quindi dopo potrai andare a casa a dire a mamma che hai risolto un gioco che lei magari non saprà risolvere. Ah, cosa ti sembra dell'idea? Bene, 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 bene. Allora, guarda, inquadriamo. Questo è un rebus del mio amico Luca Patrone. Luca, io ti ho aggiunto una E su quell'animale, su quel cane. Vedi? Sì. EX. Poi c'è una N su quella persona e l'E. Ok? Visto tutto? Sì. Allora, quel cane, guardalo bene, che cane potrebbe essere? Non so se sai le marche, le razze. Conosci qualche razza di cane? Segugio da caccia. Un segugio da caccia. Allora guarda, segugio è una parola di 7 lettere. Segugio, ok. E la parola che devi indovinare è sempre di 7 lettere. Mamma mia che problemi che ti pongo. Però è un tipo di cane, io penso che sia da caccia, eh. E comincia con la P, ecco, ti aiuto un po'. Pointer. Pointer, benissimo, guarda, mi sembra che sia giusto. Scrivi pointer qui sopra. Eccoci. Adesso vedi quella E e X, devi scrivere prima o dopo di pointer. E poi dovrai leggere 4 lettere. Tu sai già come funzionano i rebus? Sì. Prova o prima o dopo, non posso dirti. Ecco, e la parola di 4 lettere quale sarà? Expo. Qui siamo in Lombardia, sai cos'è l'Expo, sì? Sì. Ah, benissimo. Mi piace quando i ragazzi giovani conoscono queste cose. Allora, dopo Expo, allora metti una lineetta verticale in modo da dividere con il resto. Ok. Adesso passiamo a quella persona, N. Guarda bene, cosa sta facendo? Aspetta, inquadro bene che lo si vede. Lui mette su on quella leva. Quindi come si dice quando si manovra su una leva? Si aziona. Sì, giusto, giusto, giusto. Allora, N coniuga il verbo? Azionare. Sì, quello è l'infinito, però lui? Aziona. Aziona, brava, brava. Scrivi proprio così, N. Aziona, cosa? Quella leva che si chiama, che lettera ha? L-E. L-E, bravissima. E allora leggi adesso tutta la dicitura? Expo Internazionale. Mamma mia, in che poco tempo l'hai risolto, eh? Farai bellissima figura con i tuoi genitori stasera, eh? Va bene? Pubblico il video, posso? Sì. Benissimo, ciao cara, grazie, eh? Ciao. Ciao ciao.